Buonasera, benvenuti a tutti quanti, grazie di essere qui. Diamo un benvenuto a tutti i premiati che tra poco riceveranno la borsa di studio, ai loro familiari, agli insegnanti e dirigenti scolastici, nonché un saluto a tutte le rappresentanze della stampa, i signori giornalisti e i signori giornalisti, le televisioni, in particolare Piero da Saronno, che è qui, che ci sta facendo le riprese. E prima di dare il via a questa cerimonia, spieghiamo per chi non è rotariano, per chi non conosce la nostra realtà, che come tutte le cerimonie che si rispettino, hanno il loro protocollo. Allora, prima di dare l'inizio alla cerimonia ufficiale e dare la parola alla nostra Presidente Laura Brianza, si comincia con il tocco di campana che vedete lì sul tavolo e poi con il saluto alle bandiere con gli inni. Avrete senz'altro riconosciuto l'inno d'Italia e l'inno europeo. Per chi non lo sapesse, il terzo inno che avete ascoltato è proprio l'inno del Rotary. E allora, ricordando appunto le note dell'inno del Rotary, ho l'onore di presentarvi il presidente del Rotary Club di Saronno, Laura Brianza. Carlo è sempre un po' esagerato con le sue, con l'enfasi quando presenta la Presidente. Io sono contentissima di darvi il benvenuto questa sera, anche perché la tradizione delle borse di studio per i Rotary è comunque una cosa che risale ormai a tantissimi anni fa. Innanzitutto però ci tengo a presentarvi chi tra una decina di giorni, e si nasconde per il momento ancora dietro il lavabo, ma prima o poi dovrà spuntare fuori, ed è Alberto Aceti, che diventerà mio successore settimana prossima. Inizialmente infatti la cerimonia di consegna era stata fissata per settimana prossima, prima del nostro tradizionale passaggio delle consegne, solo che ci siamo resi conto che è già per Italia, quindi probabilmente non sareste stati molto contenti e soprattutto non sareste stati così numerosi forse nel venire. Due parole per chi non conosce il Rotary, perché comunque è un sodalizio al quale noi apparteniamo ormai, io personalmente da 7 anni come rotariana, ma tutte le persone che sono in questa sala, i nostri soci del nostro club, credono fermamente in quelli che sono gli ideali di un sodalizio che raggruppa 1.200.000 persone in tutto il mondo. E questo sodalizio, come si fa un po' il microfono, questo sodalizio si impegna, secondo delle vie di azione che vengono decise, diciamo, a livello centrale da Edaston, e che ha come soggetto principale, uno di questi casi è quello dei giovani. Allora, i giovani, le borse di studio, cercare di fare in modo che
i giovani possano effettivamente diventare il nostro futuro. Le borse di studio che noi assegniamo stasera sono state segnalate dai nostri insegnanti, io parlo per i ragazzi che sono i ragazzi che riceveranno poi tra poco il premio. Quello che a me fa molto molto piacere è il fatto che ovviamente sono due nominativi per scuola, quindi parliamo di un'eccellenza, parliamo veramente di grandi risultati per i quali credo dobbiate essere solamente fieri voi e di cui sono sicuramente fiere le vostre famiglie che sono qua estremamente numerose. E quello che secondo me deve essere affermato e che a me fa piacere venga affermato è la meritocrazia, nel senso che è uno dei principi che secondo me dobbiamo riscoprire, soprattutto forse in un periodo in cui troppe voci si sentono di cose che non vanno per il verso giusto, che magari sono anche affrontate in maniera sbagliata. Non dimenticatevi che l'impegno paga, che tutto quello che effettivamente voi farete con il massimo impegno magari sarà difficile, magari sarà molto più complicato e sembrerà anche essere scoraggiante, però io ritengo che sia solamente l'unico modo che si può avere per essere migliori e per poter primeggiare. Mi sembra un sermone, dico la verità, perché ogni tanto mi lancio in queste cose, ma sono, diciamo che è un principio nel quale io credo fermamente. Per cui noi sappiamo benissimo che il nostro contributo non è una preparazione intera, non è sicuramente un corso di studi intero, però vuole essere un riconoscimento, vuole essere uno sprone, vuole essere semplicemente un incoraggiamento perché effettivamente questo sia solo il primo passo per poi avere dei riconoscimenti che vi porterete dietro e che saranno effettivamente ulteriore motivo d'orgoglio, almeno questo è l'augurio di tutti noi che continueremo e continuiamo anche da diversi anni a fare questa iniziativa. Le scuole che sono state interpellate sono ovviamente tutte le 7 scuole del territorio saronnese, anche perché come Rotary di Saron noi abbiamo voluto e vogliamo ovviamente mantenere i legami e i contatti con il nostro territorio. A questo punto io vorrei lasciare un attimo la parola a Giuseppe Garavaglia che ha seguito il progetto. Se ha qualcosa da dire? Direi che è il quinto anno, no, che è stato istituito questa cosa qua. Quello che c'è in questa busta non è né poco né tanto, no? Però è l'inizio di un qualche cosa. Mi ricordo qualche anno fa un ragazzo gli ho chiesto: ma cosa te ne fai di questi soldi? E poi non mi bastano neanche per fare la ricarica del telefono, però madonna, cioè vuol dire che il telefono lo usi tanto, no? Poi qualche anno fa forse non c'erano ancora tutti questi portali che con 20 euro si parlava tutto il mese, molto niente, forse poteva aver ragione, lui è esagerato, ma l'ha detto come battuta, no? Perché era un ragazzo anche prima che aveva una quarta già un po' più grande, no? Così, perché fino alle quarte mi pare che segnavano gli istituti. Primo, secondo, terza e quarta, la quinta mi pare che la lasciano fuori perché chiaramente non lo so, però se è così anche quest'anno. Meno fino adesso è sempre stato così, però no, ma proprio per una scelta dell'istituto, perché noi non entriamo in merito di chi ci segnala l'istituto, anche perché non saremmo neanche in grado di valutare chi segnala chiaramente, no? È solo l'istituto che dà i due nomi, noi non li prendiamo per quelli che ci danno e diamo questa, noi la chiamiamo mini borsa di studio. Niente, io vi faccio tanti auguri per il vostro futuro e speriamo che la nostra nazione vi aiuti. Ok, grazie. Anche il nostro tesoriere che conta sempre i soldi in realtà nel cuore, e quando parla di giovani pensa al futuro dell'Italia si commuove. Un applauso ancora. Anche perché è vero che bisogna essere sempre positivi nella vita, purtroppo questi sono periodi non sicuramente felici per tante persone e per tante famiglie, però purtroppo la vita deve andare avanti, dovete sempre pensare al meglio, pensare in positivo e spero sicuramente sarà così,
quando voi arriverete nel mondo del lavoro le cose saranno cambiate, in positivo sicuramente. Grazie. Sperando che ci sia sempre lavoro più che altro. Vabbè, comunque non vogliamo teorizzare. Comunque volete sapere che Giuseppe Garavaglia da tantissimi anni che ci tiene in particolar modo a questa collaborazione con il mondo scolastico e per questa realtà della consegna delle borse di studio, per cui ci credo che lo sente veramente questa spinta verso il futuro per i giovani. Bene, allora direi, Presidente, che possiamo cominciare con la consegna delle borse di studio. Allora, cominciamo dal Collegio Arcivescovile Castelli. Invito qui al tavolo della Presidenza il dirigente scolastico, il professor Felice Guzzetti. La prima ad essere premiata è della classe terza del liceo scientifico, Esther Balzarotti. Sempre dal Collegio Arcivescovile, ma questa volta classe quarta geometri, Federico Colombo. Ecco, la Presidente Laura Brianza consegna un attestato di benemerenza e il tesoriere la busta contenente l'assegno. Foto per la stampa. Un applauso per il signore del Collegio Arcivescovile Castelli. Proseguiamo ora con l'Istituto Orsoline. Invitiamo il dirigente scolastico, il professor Roberto Valsecchi. Buonasera, benvenuto professore. Allora, il primo a essere premiato della classe quarta liceo scientifico con opzione sulle scienze applicate, Marco Gambarini. Mi dicono che è un po' timido. No, dai, coraggio Marco. E poi sempre all'Istituto Orsolini in classe quarta, ma stavolta al liceo Scienze Umane con opzione economico-sociale, Francesca Principe. Ecco l'attestato e la busta con la borsa di studio. Foto di gruppo, prego professore. Grazie. Istituto Orsolini, e ora sono arrivati, bene. Ora è la volta dell'IPS, Istituto Prealpi di Saronno, e invito qui il dirigente scolastico, la professoressa Nadia Mandolaro. Viene premiato con la borsa di studio della classe quarta odontotecnici, Fatma Genger o Genger? Genger, scusate. E dopo Fatma Genger, sempre nella classe quarta odontotecnici, premiamo Veronica Godi. Che arriveranno i vostri ricordi più cari. Speriamo, Adesso ci comodiamo un'altra volta, anzi vedo che si comodete bene. Bene, fatto le foto. Allora, un applauso ancora per l'Istituto Prealpi di Saronno. Ed ora proseguiamo
con l'Istituto Tecnico Industriale Giulio Riva. Invitiamo qui al tavolo della presidenza il dirigente scolastico Giuseppe Garagiola e il professor Luca Lazzari. Lazzari è assente, sta lavorando, beh, certamente se deve stare a scuola. Bene, allora per l'Istituto Tecnico Industriale Giulio Riva, della classe prima A, prendiamo Thomas Giudici. E la borsa di studio. E poi della classe prima E, Francesco Zugni. Benissimo, la foto di gruppo. Avete visto quanto sono alti questi ragazzi di giovane generazione? No, no, non siete bassi, sono loro che sono oltre la media. Sicuramente anche oltre la media dei voti, perché ci hanno vinto la corsa di studio. Mi raccomando, prima perché anch'io di prima è uscito così male. Va bene, un applauso ancora per l'Istituto Tecnico Industriale Giulio Riva e proseguiamo con l'Istituto Tecnico Commerciale Zappa e chiamiamo qui alla presidenza il dirigente scolastico, la professoressa Maria Silvia Colombo. Ho capito, bene, l'importante è che siano i premiati, allora... I premiati ci sono, la professoressa mi ha chiamato, mi ha detto che non riusciva proprio a venire. Vabbè, è giustificata, più che giustificata. Ora, dalla classe terza B a indirizzo turistico, prendiamo Martina Picozzi. Ecco qui. E poi invece dalla classe prima A, amministrazione, finanza e marketing, qui mi hanno scritto tutto abbreviato, penso che sia così, MKC, non è il codice fiscale, ma sarà marketing presumo, Monica Spini. Foto di gruppo. Benissimo, dopo questo applauso per l'Istituto Commerciale Zappa, proseguiamo con il Liceo Scientifico Gigli Grassi e a rappresentarlo abbiamo la vicepreside, lei è una figura nota ai rotariani, la professoressa Mara Girola. È nota ai rotariani perché il consorte, lo salutiamo, è anche un'autorità civile, quindi va giustamente, sei consigliere comunale, nonché sindaco emerito, Pierluigi Gilli. Non c'è niente per te però. No. Che poi anche Pierluigi Gilli è docente universitario, quindi ha sempre a che fare col mondo della scuola e dell'istruzione. Allora, la prima a essere premiata per il Liceo Scientifico Grassi della classe seconda A è Silvia Calegari. Anzi, salutiamo anche il papà, che anche lui è in autorità civica, è qui presente, si alzi in piedi così la riconosciamo. Come no? È molto importante, eh? Ha avuto incarichi in provincia, insomma, sono... Bisogna rendere onore all'esempio. E poi, rimanendo sempre liceo scientifico Grassi, della terza A, Davide Laminati. Ecco, l'attestato e la borsa di studio. Pronti per la foto di gruppo?
andiamo ancora in modo tradizionale, non si fanno i selfie. dai. Un applauso per il signor Francisco, grazie. E infine, last but not least, il liceo classico Legnani. Si chiama il dirigente scolastico, il professor Giuseppe Fantoni. Buonasera, professore. Vengono premiati dalla classe seconda AC, penso che AC sia la sezione, non vuol dire qualcosa, no? Non insegnano, non mi insegnano cosa voglio dire, la seconda A, classico, Mauro Castiello. Ma qui devo chiedere ausilio ancora al professore, classe seconda A, L sta per linguistico. Allora premiamo Elia Liotta. Allora, qui devo dire, quelli che mi danno questi appunti, devo mettermi l'accento giusto, perché è Elia, non Elia. C'era l'accento sbagliato. Non c'era l'accento. Sicuramente impareranno l'italiano nella prima volta. È l'emozione. Bene, facciamo la foto di gruppo, le riprese. Bene, un applauso per il fantastico. Allora, a questo punto, per chiudere la cerimonia, ridò la parola alla presidente Laura Brianza. Allora, io a questo punto vi rinnovo i complimenti veramente a voi, ai vostri insegnanti, perché anche i vostri insegnanti che ogni tanto vengono comunque maledetti, perché comunque o vi danno troppo da studiare, qui o io là, tutto sommato sono anche loro gli artefici di quello che avete conseguito come risultato stasera. Prima avevo lasciato quel logo azzurro che voi avete visto, che poi abbiamo tolto per evitare che la retina di qualcuno andasse. Noi lo vediamo lo stesso, ma vabbè, comunque è il logo del presidente internazionale di quest'anno. Ogni anno c'è un tema, il presidente... Aspetta un attimo. Facciamolo rivedere. Questo è il logo del presidente internazionale. Ho iniziato con un minimo di spiegazione di quello che è Rotary e vorrei terminare con questo logo che comunque mi è molto caro, e poi perché sia ovviamente quello dell'anno di questa presidenza. Ma perché secondo me racchiude effettivamente quello che è uno dei principi rotariani, cioè impegnarsi, impegnare Rotary, impegnarsi noi come persone, quindi tutti quanti, per cambiare delle vite che non si specifica quali siano, ma possono essere sicuramente quelle degli altri, ma forse soprattutto sono le nostre. Voi avete fatto un primissimo passo per cambiarle e per migliorarle e modificarle. Io posso solo augurarvi di fare sempre, sempre meglio. Grazie a tutti e buonasera. Allora, adesso facciamo, dopo il tocco di campana, facciamo una foto di gruppo e poi siete tutti invitati all'aperitivo che è nell'altra sala, dall'altro lato dell'hotel. Allora, Manca uno? Ah no, è nascosto là dietro. Ma è nascosto? Ma è nascosto. Guardate, grazie. Grazie. Facciamo anche questo familiare, ci gestiamo.